Ciao ragazzi, benvenuti al canale. Partita con la Real Sociedad, giocata ieri sera, siamo nel post partita, ieri abbiamo visto le esultanze, oggi parliamo un po' della partita e diamo le pagelle. Prima di iniziare vi ricordo di cliccare la campanella per le notifiche dei video e il like se vi è piaciuto il video e quindi datemi fiducia. Per quanto riguarda invece ieri, partita sicuramente non positiva da parte dell'Inter. Di positivo, per come è andata la partita, c'è sicuramente il risultato, perché uscire con un pareggio da una partita in trasferta su un campo molto difficile con una squadra molto ostica che ieri andava a 1000, che è la Real Sociedad, uscire con un pareggio con quelle cifre, con quelle statistiche, è sicuramente la cosa buona da prendere. Cioè, non aver perso la partita di ieri indirizza bene il girone, perché hai superato una trasferta difficile impedendo all'altra squadra di portare a casa i 3 punti e portandone uno a casa. Quindi è un pareggio che va accolto con grande gioia, soprattutto, ripeto, per come è andata la partita. La Real Sociedad ha dominato, ci ha surclassato dal punto di vista fisico e dal punto di vista del gioco. Tutti i duelli erano loro. Tutte le palle alte erano loro nel primo tempo, anzi, in 70 minuti l'Inter non è mai uscita dalla propria metà campo e non è mai riuscita a fare 3 passaggi di fila. Stiamo parlando veramente di una partita complicatissima. La Real Sociedad l'ha segnato subito con un'ingenuità di bastoni, ma 30 secondi prima aveva preso un palo e un altro minuto prima aveva colpito di testa in area di rigore con una buona parata di Sommer, abbastanza attento in quella situazione. Poi però ha rischiato la Real Sociedad di segnare più volte il gol del 2-0. Nel secondo tempo Sommer è stato decisivo con 2 parate nel giro di 1 minuto, soprattutto la seconda, praticamente sulla linea di porta da un colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal, che di testa doveva solo buttarla dentro, era proprio a mezzo metro dalla linea di porta. Sommer ha compiuto un miracolo e ci ha tenuto in partita, e grazie a Sommer abbiamo avuto la possibilità poi di, negli ultimi 10 minuti, di provare l'arrembaggio addirittura per vincere la partita. Non avremmo meritato, lo ha detto anche Inzaghi, non avremmo meritato di vincere. Poi se vinci non è che ti fa schifo, cioè va bene lo stesso e sei felice anche se non hai meritato. Però devo dire che lo spirito del giorno dopo è positivo, perché hai la sensazione di avere portato a casa qualcosa di più di quello che avresti meritato, e non è una sensazione, poi è un dato di fatto. Quindi complimenti alla Real Sociedad, noi male. Bastoni sull'1-0 commette una grandissima ingenuità, cosa non da un giocatore così importante come Bastoni, che è uno dei migliori difensori d'Europa. Ma al di là di quello, probabilmente anche la scelta di Aslani, insisto, Aslani a me piace tanto, penso sia un ottimo giocatore, però penso che, siccome l'anno scorso non ha giocato mai, sarebbe stato più utile inserirlo piano piano, gradualmente, farlo giocare un po' di più, mettergli minuti nelle gambe in campionato, in partite un po' più semplici, o magari minutaggi maggiori in partite in campionato dove magari hai già chiuso il match, no? In modo da abituarlo un po' di più. Invece buttato così nella mischia, nella tana dei leoni, nella gabbia dei leoni, e devi tu fare il gioco, insomma, non gli do molte colpe ad Aslani, per lui era un compito difficilissimo. Comunque, chiuso il recap della partita, ormai stiamo parlando già di ieri sera, andiamo con le pagelle. Sommer 8, perché Sommer, attento, preciso, compie 2 miracoli che ci tengono a galla, perché il 2-0 sarebbe stato il KO definitivo, saremmo usciti sconfitti. Invece, grazie a Sommer, il 2-0 non è arrivato. 2 miracoli, uno clamoroso, si sta prendendo l'Inter. Sommer aveva fatto anche una parata poco prima, precedentemente, buttandosi in basso sulla sua sinistra, e poi De Vrij ha spazzato. Quindi Sommer 8 ci tiene in partita, e se usciamo dalla Spagna, dalla trasferta, con 1 punto e non con 0, è soprattutto grazie a Sommer. La difesa non benissimo, Bastoni 5, lo abbiamo detto, l'errore è clamoroso, ma al di là dell'errore non riesce a proporsi, non riesce a costruire, molto confuso, non so se stanchezza o altre cose, ma no, non bene. De Vrij in balia degli attaccanti, 5 e mezzo, non commette grandi errori, però anche lui, come tutta la squadra, fa fatica. È difficile trovare un positivo in questa partita, ma lo sanno anche i ragazzi, lo sa anche Simone Inzaghi. Dall'altra parte c'era Pavard, invece Pavard mi è piaciuto parecchio. Scusate,
Pavard mi è piaciuto parecchio, un buon esordio, si proponeva, chiudeva, niente di eccezionale perché comunque emergere nella mediocrità di ieri non era facile, ma Pavard era la prima partita e la personalità di un campione del mondo, si è vista subito, aveva voglia di fare bene, ha fatto bene, 6 e mezzo. Dumfries è partito bene, poi è stato inghiottito dalla difficoltà dell'Inter di uscire palla al piede, come lui, come De Vrij, come Bastoni, insomma, tutti hanno fatto fatica, non ha fatto disastri, ma si è visto poco, anonimo, 5 e mezzo. Barellino, come al solito, si danna l'anima, è un campione, si vede a un certo punto sulla fascia, ha fatto un tocco destro-sinistro, tacco per andare via all'uomo che l'aveva tenuto vicino alla linea dell'out, poi col retropassaggio ha tenuto un pallone che con una magia, tanti parlano sempre del suo carattere, parlano del suo dinamismo, parlano del fatto che è un uomo ovunque, eccetera, in pochi parlano della sua classe e bisognerebbe parlarne perché è un giocatore che a livello tecnico fa invidia a molti, però anche ieri l'espulsione non c'era e quindi sarebbe stato un furto, però anche lui è uscito un pochino in difficoltà e però alla fine ha dato qualcosina di più, 6 meno è il voto che do a Barella. Mkhitaryan a me invece è piaciuto, 6, poi si è abbassato a fare il play quando è uscito Aslani, poi è uscito per far entrare Sanchez, ha provato a fare qualcosa, si è fatto vedere, è andato a chiamare palla, ha provato a inserirsi, ha rubato qualche pallone, niente di eccezionale neanche lui. Ripeto, la prestazione è mediocre da parte di tutti, siamo tra il 5 e il 6, quindi 6 a Mkhitaryan. Aslani, grandissima difficoltà, i compagni non lo cercano perché non sono abituati a cercarlo, lui non è abituato a chiedere palla, non è abituato a quel tipo di pressing, non ha gli inserimenti di Calhanoglu che non gioca solo davanti alla difesa ma passa, si propone. Viene a fare il mediano, lo trovi da trequartista, sventa. Io ho visto Aslani spesso avere la possibilità di prendere palla un po' libero e cambiare lato con un lancio. Cialla prende, è ingeneroso fare i paragoni, però il ruolo è quello e bisogna fare i paragoni, ok? Cialla prende palla, lancia da destra a sinistra e cambia gioco, no? E allarga la squadra avversaria e allarga la nostra. Lui non se l'è mai sentita di fare. L'ho visto più volte pensarci, alzare la testa, vedere, provare a fare, ma non l'ha mai fatto. Non è sicuro, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe in altre partite per essere poi sicuro in queste. Okay? Deve abituarsi a giocare, non può giocare in Champions alla prima partita in un ambiente così caldo, con una squadra che presta così tanto. Quindi 4 e mezzo da Aslani, mi dispiace veramente tanto, do questo voto veramente con grande dispiacere, perché sono sicuro che lui può esplodere. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, Carlos Augusto ha giocato una discreta partita, è rimasto in campo tutta la partita, ha spinto tanto, 6 più. Davanti Arnautovic ha visto pochissimo la palla, non si è mai inserito, non si è mai fatto vedere sui lanci lunghi, è sempre stato anticipato, lui che col fisico dovrebbe tenere giù palla, allargarsi, lasciare dietro gli avversari, invece non lo ha fatto. E quindi 4 e mezzo anche ad Arnautovic. Poi Lautaro molto bene, nel senso che si è visto pochissimo per tutta la partita, ma nel momento decisivo Lautaro si è fatto trovare pronto e per un attaccante questo è tantissimo. Non è stato Lautaro del derby, ripeto, parliamo di tutta la squadra, ok, che ha giocato male. Ha giocato male anche Lautaro, però quando uno è un campione, nel momento decisivo si fa trovare pronto e fa il gol che ti porta a pareggiare e a non perdere e a portare a casa un punto e non far portare a casa i 3 punti agli avversari, che è tanto, stiamo parlando di 6 partite in un gironcino, quindi non far vincere gli avversari è una cosa molto importante. Quindi Lautaro 7, perché è stato decisivo. Passiamo a chi è entrato, Acerbi entra bene in un momento positivo per l'Inter che prova ad attaccare e fare 6. Sanchez crea confusione, crea superiorità, si danna l'anima, 6, Di Marco entra e fa vedere subito il suo dinamismo, cross in mezzo, tutto molto bene, 6, Frattesi entra anche lui come è entrato nel derby con la rabbia nel cuore e la voglia negli occhi o viceversa e da un suo tiro così nasce il gol di Lautaro, quindi 6 più per Frattesi
e Thuram entra e spacca la partita, quindi 6 e mezzo a Thuram. Ripeto, è stata una brutta Inter con un ottimo risultato. Adesso chiudiamo per un po' la parentesi Champions. Abbiamo l'Empoli fuori casa, poi abbiamo il Sassuolo in casa. Concentriamoci su queste e poi vedremo. Ci sentiamo poi più avanti in serata per il prossimo video. Notifiche, mi raccomando, cliccate il like se vi è piaciuto il video. Ciao ragazzi!